e dall'infanzia di Salvatore, di Totò, come lo chiamano in famiglia, e Paolo, andiamo al 19 luglio. È stato scritto un libro sul 19 luglio, è una raccolta di saggi, di ricordi, si chiama 20 anni, e praticamente ci sono i ricordi di 20 anni fa, del 19 luglio di 20 anni fa, del 19 luglio del 1992 che oggi stiamo ricordando, di varie persone, tra cui Rita Borsellino. Rita Borsellino è la sorella del giudice Paolo e di Salvatore, oggi è eurodeputata, e anche lei ha dato la sua testimonianza di come ricorda il 19 luglio di 20 anni fa. Sentiamola. Di quella domenica, il 19 luglio, ricordo che con Paolo ci eravamo sentiti il venerdì per confermarmi la visita a nostra madre. Io e la mia famiglia avevamo deciso di andare al mare verso Villa Grazia. Ero molto inquieta. Mentre ci preparavamo per andare via, i vicini ci dissero: accendete la televisione, è successo qualcosa. Il momento più lungo della mia vita. Cercavo di illudermi che non si trattasse di Paolo. Poi le pareti crollate, pezzi di auto che avevano scavalcato il palazzo. Ancora le macchine bruciavano. Ci fermarono all'inizio della strada e molti inquilini vennero ad abbracciarmi e consolarmi. Gente che aveva perso tutto, eppure venivano a consolare me. Questo contatto umano per me fu molto importante. Ero preoccupata per mia madre. Il vigile del fuoco che l'aveva presa in braccio ricordava questa vecchietta che gli dava pugni sul petto e gli gridava: «Mi faccia scendere! Faccia scendere!» Il suo pensiero era Paolo. Sulle prime aveva pensato alla bombola del gas, poi lo collegò al fatto che Paolo aveva appena citofonato. Non c'erano più nemmeno le scale. Per tutta la vita il suono del citofono le diede una reazione fisica. Saltava dalla sedia. Si salva dall'attentato solo Antonino Gullo, perché era dentro l'auto blindata. Lui scende dall'auto, si guarda attorno, vede i corpi dei suoi colleghi. Resterà segnato per sempre. In seguito ha un po' superato la prima fase traumatica, ha cominciato a parlarne. Ogni tanto lo vedo, conosco la moglie, i suoi bambini. Quando trovai mia madre in casa del cardiologo, lei mi diede questo incarico: vai a cercare le madri dei ragazzi di Paolo e ringraziali per il sacrificio dei loro figli. Fu come se mi avesse dato un mandato. Io dico sempre che avrei tutti i motivi per odiare Palermo, invece la amo come Paolo. Lui lo disse alla vedova di Vito Schifani, che aveva l'età di sua figlia: io ti prometto che Palermo diventerà bellissima. Per un po' di tempo ho vissuto vagando alla ricerca di qualcosa. Avevo il punto di riferimento della farmacia, dove la gente veniva a cercarmi per vedermi, una stretta di mano. All'inizio quasi mi schernisco, via via questa cosa mi coinvolge. Poi una maestra di una scuola che i miei figli avevano frequentato viene a trovarmi e mi chiede di andare a parlare con i suoi alunni. Lei viveva la difficoltà di parlare con loro, mi chiedeva aiuto e io mi domandai come mai le avessi detto di sì. Io mai avrei fatto qualcosa al di fuori, dalla casa e dal lavoro. Forse perché erano bambini e lei era stata la maestra dei miei. Vado e mi metto nei panni di una mamma. Quello ero e mi dico: se dovessi spiegarlo ai miei figli? Mi venne questo senso che dovevo rassicurarli perché loro avevano vissuto il trauma e comincio a raccontargli Paolo. Ma non il grande magistrato. Gli racconto di Paolo bambino, dei nostri rapporti, mi aiuta a sbloccare una situazione cristallizzata al momento della morte. Mentre racconto, quasi mi rilasso. Poi, alla fine, un bambino, che non so chi sia, che non ho più rivisto, che forse mi ha salvato, mi domandò: posso chiamarlo zio Paolo?
Questo per me fu una liberazione. Capii cosa dovevo fare e come. Quando lo dissi a mia madre, lei mi rispose: ecco quello che devi fare. Devi raccontare Paolo. Devi fare in modo che lo conoscano. Così gli vorranno bene e Paolo vivrà per sempre. Paolo non è stato un eroe, uno da mettere sul piedistallo. Non aveva poteri speciali. Il suo eroismo è stato mantenere la sua coerenza, dove coerenza non ce n'era. Ognuno di noi è Paolo Borsellino. Deve volerlo.